Cucù, mes amis, bentrovate e bentrovati. Oggi parliamo di profumi da uomo by Zara. Ringraziando il vicino in sottofondo che con il suo taglierba in funzione, ma è periodo di giardini rigogliosi e quindi vanno sistemati. Vi parlo di fragranze che ho scoperto andando da Zara a restituire quel famoso vestito di cui vi ho parlato nel GRVM. E ogni tanto mi capita di acquistare profumi anche per il capitano, anche se è tendenzialmente autonomo perché ha i suoi gusti. Però, insomma, nel tempo ho imparato a conoscere le sue preferenze e quindi ogni tanto arrivo a casa con qualche cadeau. È uscita quest'anno, 2023, questa linea di fragranze. Come potete vedere, Zara Fragranze Serie 1 in questo pack cartonato nero, molto minimalista ma anche molto elegante. Questa linea per ogni profumo ha prezzato 25,95 ogni singola confezione. Sono fragranze pensate in collaborazione con dei grandi nasi profumieri. Quello che ho provato, che mi ha colpito di più, è il Majestic Green di Fabrice Pellegrin. Penso che si pronunci così, maestro profumiere francese, proprio nativo di Grasse. La sua nonna raccoglieva i gelsomini, suo padre è stato un noto naso profumiere, lui è l'ideatore di Scandale di Jean-Paul Gaultier, ha prodotto tantissimi profumi anche per Diptyque. Proprio il profumo Eau d'Huile di Diptyque viene considerato il dupe di questo Majestic Green. La boccetta è molto bella con questo tappo zigrinato nero. Le altre tre fragranze che completano la serie sono Regal White, Imperial Purple e Magnificent Black. 100 ml di profumo, 25,95 € per questa Eau de Parfum. Questo taglio molto minimalista, elegante, vedete anche dall'inquadratura questa sfumatura verdastra che caratterizzano una piramide olfattiva con note di testa con cardamomo, pepe, accompagnato da vaniglia nera, legno di cedro e sandalo. Allora, in apertura c'è proprio questa nota verde fresca del cardamomo, ma si sente anche la nota speziata del pepe. La cosa impressionante di questo profumo è la sua evoluzione, perché nel momento in cui lo posate sulla vostra pelle, lo vaporizzate, emerge questa nota cremosa di questa vaniglia nera che lo rende un profumo atipico, ma molto originale, molto avvolgente, suadente, è cremoso. Queste note fresche di testa si depositano e rendono il tutto molto vanigliato, ma un vanigliato con personalità, perché io sento sempre questa nota verde. È un aromatico speziato verde, molto leggero, portabilissimo nel quotidiano, un profumo da uomo molto sofisticato per quanto mi riguarda, che è piaciuto anche al capitano, che vi ripeto ha gusti tutti particolari. Promosso. Arriviamo ad una linea che io ho scoperto in negozio, reparto uomo, annusando i tester. Ne mancava uno che però ho ordinato perché dopo che ho scoperto i profumi mi sono documentata su YouTube e qui devo ringraziare i creator spagnoli. Sono molto più attivi, a parte che sono molto caglienti e sono molto sul pezzo, a differenza dei colleghi italiani che rimangono sempre un po' ancorati alle tipologie di profumi standard. Gli spagnoli hanno, dal mio punto di vista, quella verve in più: me gustano, me innamoro. Complice il mio reso da Zara e poi la visione di questi video, non avrei scoperto la quarta fragranza che non era in negozio ma ho ordinato
ieri mattina. Si chiama Surfing Puerto Escondido, ne sento meraviglie. Non c'è una recensione italiana di Puerto Escondido. Se l'avete trovata, scrivetemelo nei commenti, ma io non ho trovato nessuno, né uomo né donna, che abbia parlato di queste fragranze su YouTube Italia. Devo ringraziare quindi i colleghi spagnoli che hanno parlato di questi quattro profumi che sono meravigliosi. Io ne ho presi a questo punto tre, due acquistati immediatamente, il terzo non mi piaceva, ve lo lascio qui, e il quarto è il Puerto Escondido, Surfing Puerto Escondido. Il fatto che Zara abbia dedicato una serie di fragranze che sono Eau de Parfum, sono quattro, a dei ragazzi, ai tanti che surfano di fronte a varie località famose per il surf, dove ci sono onde gigantesche, vi dirò appunto Puerto Escondido lo conosciamo anche per il film di Salvatores. Ho preso poi questo, tra l'altro, è il capitolo numero 2. Forse l'anno scorso era uscito un capitolo 1 di cui io non so nulla e ahimè, purtroppo, è per quello che ho deciso anche di girare questo video dedicato ai profumi maschili. Se volete fare un regalo ai vostri uomini, mariti, compagni, fratelli, amici, questi profumi sono prezzati 15,95 e sono meravigliosi. Il primo profumo di cui mi sono innamorata, l'ho preso ad occhi chiusi e poi vi dico perché, è il Surfing Marmor Head, spero di averlo pronunciato bene. La località si trova in Irlanda, dove ci sono delle onde altissime, quindi sono dei luoghi frequentati da questi aitanti ragazzi. Io penso sempre a dei personaggi come a Keanu Reeves e a Patrick Swayze in Point Break, chi è della mia epoca si ricorderà. Vi racconto le note che sono bergamotto, pompelmo, bacche rosse, mentre il cuore è caratterizzato da mela, foglia di violetta e note marine. Mentre quelle di fondo sono ambra, legno di cashmere, muschio e sandalo. Le note si fondono come il frangersi delle onde altissime da surfare. Bellissimo il pack con queste sfumature blu. Il tappo è in questo color acciaio con questo dettaglio bianco smaltato e io con queste note di ozono. Queste note marine, questa freschezza, ho pensato immediatamente ad Invictus, ma anche al Sauvage di Christian Dior. È una fusione di questi due profumi freschi, dinamici, acquatici, con queste note iodate meravigliose per il giorno. È strepitoso, rende molto sexy l'uomo che lo indossa. È un profumo fresco, adatto per l'estate, adatto sicuramente da portare anche la sera, magari con dei bermuda di lino, una bella t-shirt, una bella camicia. Sono quei profumi veramente sexy. Questo è da avere proprio. Ve lo consiglio da comprare a scatola chiusa se amate le note che vi dicevo, ma anche per capire la freschezza ritrovo un po' del Hugo Boss. Per intenderci, sono loro gli ispiratori di questo profumo, almeno a me ricordano tantissimo le note che sono presenti anche in questo, che è veramente da avere. Monitorate sempre il sito di Zara perché ci sono mattine in cui sono presenti e alla sera non ci sono più e viceversa. È stato così anche con Puerto Escondido, andato sold out almeno nel negozio in cui io sono andata, l'ho trovato sul sito, stamattina non c'era, ho riprovato oggi pomeriggio, c'è, quindi abbiate la pazienza e se avete però Zara vicino vi conviene approfittarne e comprarlo lì. Arriviamo al secondo, vogliamo in Sudafrica e precisamente a Cape St. Francis.
con queste note dove prevale una nuvola legnosa, vedete, sempre caratterizzati dal blu del mare. Vi leggo le note che sono bergamotto, cipresso, pompelmo e lavanda, mentre il cuore ha note marine, noce moscata, violetta, bacche selvatiche, mentre quelle di fondo sono vetiver, cuoio e patchouli. È una fragranza sempre marina, ma qui più secca, sì, buona. Sono fragranze meravigliose. Un legnoso aromatico secco, dove comunque sentite sempre la leggerezza, la freschezza. Sembra, a differenza dell'altro, che è proprio una ventata di ozono che vi travolge quando una mega onda si infrange davanti a voi, qua invece sembra di uscire come in Sardegna, da quelle pinete dove ci sono anche delle dune di sabbia bianchissima, dove ci sono questi arbusti della macchia. In questo caso non sono mai stata in Sudafrica, ma la immagino molto secca, molto asciutta, con delle note legnose particolari. Qui percepisco le profumazioni della vegetazione presente in Sardegna, ma anche in Corsica, dove c'è un forte maestrale che asciuga la vegetazione, anche il legno degli eucalipti. Sono delle fragranze meravigliose, non vedo l'ora di provare Puerto Escondido per farmi travolgere dal mare messicano. Mi piacerebbe tanto imparare a surfare, ma questa linea è stupefacente, è fresca, giovanile, dinamica, affascinante, sexy, la trovo meravigliosa da annusare sul vostro uomo. Stupenda, cioè questa linea, ecco la terza che vi lascio qua, non mi ha colpito, l'ho sentita un po' più anonima rispetto a loro due che hanno sicuramente forte personalità, Patrick Swayze e Keanu Reeves. Se volete fare un bel regalo, anche questa linea di fragranze così eleganti meritano sicuramente. Io ho voluto acquistare, sempre ispirata dagli spagnoli che sono molto suadenti anche nel raccontare queste fragranze, mi sono proprio affidata e fidata ad Imperial Purple, che dovrebbe essere un dupe del profumo di Valentino, con queste note di iris molto presenti. Ci riaggiorneremo, ma anche questa linea è caratterizzata da esperienze olfattive particolari di alto livello. Non siamo in presenza dei profumi Lidl, qui le note sono immediate, ci sono delle note ben distinte, ben facili da individuare. Quindi apprezzo tantissimo i profumi di Zara perché riescono a regalare delle esperienze particolari e ad essere dei profumi di nota, di carattere, di spessore, a poco prezzo. Quindi la linea estiva è sicuramente da prendere in considerazione, ma anche questa prima linea è meritevole. Mi scuso per il caos del sabato pomeriggio nel vicinato, dove tutti sono attivi. Vi mando tanti bacini, bacini, baciati, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!